avvicinano, tanto ci facciamo i selfie, ma va bene, e sempre meno giovani si avvicinano al mondo dell'agricoltura. Cioè è difficile trovare un giovane, cosa vuoi fare da grande, voglio fare agricoltore. Non è così usuale. Cosa sta facendo Giuseppe la Regione per... Cosa sta facendo Giuseppe la Regione per dare una mano ai territori per quello che riguarda l'agricoltura? Intanto buonasera a tutti, grazie dell'invito a qui in Isola Lizia. Per me, io ho fatto prima, non mi sono perso giù per... perché mi ha detto uno, vieni giù che andiamo a Castagnaro, ma... mi ha detto fai il giro per montagna, per Valdastico Sud, che dei primi ho fatto, mi sono perso, ho fatto Verona, ho fatto tutta la provincia di Verona fino a Sud, è la prima volta, devo dirvi, che ho superato Isola Rizza, che ero già stato, e dopo Isola Rizza pensavo che il mondo finisse, invece ho visto che è anche un altro pezzo di Verona, no? E devo, a parte scherzi, devo dirvi che comunque ho visto una campagna che veramente da altre parti del Veneto non c'è, perché la provincia di Verona, devo dirvi, per me è stata una scoperta, perché la conoscevo poco, devo dire che io sono di Cittadella e come tutti sa, Cittadella è confine di tre province, Treviso, Vicenza e Padova. Noi siamo padovani ma del nord, l'un nord, è un padovano un po' del sud, quindi mancava. Per dirvi che comunque Verona è la provincia più importante dell'agricoltura del Veneto, perché qui si concentra, pari di scherzi, veramente tutta l'agricoltura del Veneto. Qui abbiamo il vino, abbiamo il riso, il tabacco, abbiamo l'ortofrutta importante, abbiamo le grandi estensioni di cereali, abbiamo le colture specializzate, abbiamo una grande agroindustria, la vera agroindustria del Veneto è qua. E questa è un po' la fortuna della vostra provincia, per cui poi saluto il segretario provinciale Paternotta che è venuto a trovarci. E devo dire che in questo viaggio a pomeridiano, proviso dalle 5 del pomeriggio, che posso scappare dal consiglio prima dell'ora, quindi ho visto che qui veramente da nord a sud della provincia, qui si fa veramente, basta che guardate il Garda, poi l'olio, il vino della Valpolicella, la Marone, il Soave, qui avete delle eccellenze che sono straordinarie, legate a un'industria importante, perché anche prima in consiglio dicevano l'agroindustria è in crisi, non è niente vero che l'agroindustria è in crisi, Veneta. L'agroindustria Veneta va molto bene, fa 6 miliardi di fatturato all'anno. Qui avete un gruppo industriale, che qui non faccio nomi, che ne fa 3 solo che lui. Abbiamo una grande agricoltura presente, però con un'agricoltura con grandi chiari scuri, qualche sei agricoltori vedo già incontrati, già visti. Abbiamo invece che i benefici di questa agroindustria a volte non ricadono per scalata invece alle nostre aziende, cioè che se cuori, che se alza all'alba e va a casa al tramonto, che magari non ha né sabato, né domenica, non ha festa, no? Cioè il problema grosso dell'agricoltura del Veneto in generale è che su alcuni comparti, leviamo il vino, via il vino, il vino col Vin Italy e gli altri, io quando mi vado incontro a quelli del vino c'è sempre facce sorridenti, sta tutti bene, abbiamo il Prosecco, abbiamo l'Amarone qua, abbiamo il Ripasso che va bene, abbiamo il Soave, il Custoza, no? Le nostre eccellenze che stanno viaggiando come missili anche all'estero. Abbiamo in me invece coloro che invece fanno latte, carne, frutta, ortaggi, che vivono invece un momento, io definirei anche drammatico per alcuni aspetti. Proprio prima in Consiglio abbiamo approvato una legge con i nostri consiglieri. Dico, in consiglio io ho le deleghe all'agricoltura, caccia, pesca e le bonifiche, mica più cacciatori e agricoltori in consiglio, che mi pare che sono talmente esperti che tra l'altro mi danno anche una mano su questo, che penso che per la prima volta, non so,
c'è una grande rappresentanza, quindi stanno veramente facendo una legge, abbiamo fatto una legge sulla protezione dei marchi di qualità e l'implementazione e la promozione fatta da consigliere Barbisani insieme attualmente alla struttura. E questa vi dà il senso di cosa, ad esempio, anche in questo caso stiamo facendo. Perché io penso, e noi pensiamo, e anche il presidente Zaia, che vi ricordo, perché Zaia è allora Ciamarmi, non è proprio Ciamarmi, perché è il 27 del sabato, mi ha detto qualcuno, ti viene lunedì mattina che vuol dire una roba. Quindi era un segretario, prendere o lasciare, c'è per l'agricoltura che a me mi ha portato fortuna, arrangiate. Questo sta più o meno cosa è successo, ecco. Quindi mi è stato più traumatico ancora perché mi non andrei più a fare sindaco, 21.000 abitanti, sono arrivato a casa tutti i rabbiai neri, incazzai dai consiglieri di minoranza, quindi maggioranza e assessori, è stato un mese abbastanza traumatico, ecco, mi rialzo il discorso dell'Elisa, per cui ritornando all'agricoltura e ai suoi problemi. Io ho detto prima in consiglio, signori, cosa è successo perché c'è questa situazione qua? Come mai noi siamo i primi, abbiamo dei prodotti di qualità bravissimi, i nostri agricoltori sono i più bravi in assoluto del mondo, sa fare il proprio lavoro, una grande tradizione. Come mai? Cosa è successo? È successo solo una cosa, che 10 anni fa qualcuno ha voluto portarci dentro all'euro. Questo è il dramma dell'agricoltura, perché là nasce il dramma. 10 anni fa avevamo 30.000 stalle in Veneto, oggi siamo sotto le 3.000. Questo è il dato, abbiamo perso il 98% delle stalle di questa regione. 10 anni fa, con le lire, i nostri agricoltori avevano reddito. Questo è successo. E i prezzi, con l'apertura di Schengen, adesso qua non so quanti leghisti che siano, sai che se importiamo solo che gli immigrati che arrivano da tutte le parti del mondo, con l'apertura dei confini se importiamo anche tutto il resto, che significa latte dalla Polonia, dall'Olanda, dall'Irlanda, dalla Francia, dalla Slovacchia, dalla Bulgaria, dalla Romania. Masci che arriva da Romania, Bulgaria, frutta che arriva da Spagna, Tunisia, Marocco, l'olio, questo è successo, è questo che è successo, dove l'Europa, perché bisogna che ce ne diciamo dove sono nati i problemi, non sai che neanche si vesti manco bravi a coltivare le terre, io sono contadino mia, quindi mi metto dalla parte... faccio questa la politica, ma questa è la realtà. Per cui, dove finirà questo? Allora noi abbiamo fatto i marchi di qualità, i disciplinari delle DOC, delle DOP, dei formaggi, abbiamo i prodotti più controllati perché se è un attimo più delle aflatossine che visto vengono beccati 10 forme del formaggio, abbiamo i veterinari, abbiamo tutto quello che volete, non abbiamo un reddito nelle nostre imprese. Questo è il dramma. Fare un litro di latte qua in Veneto costa 45 centesimi, costo viene comprato dalle industrie a 15, 22, 20. È quello che stiamo vivendo noi. Noi abbiamo messo a disposizione, faccio in breve, perché questo succede anche sui comparti della frutta, succede anche nella carne. E questo è, e cosa possiamo fare? Allora siamo andati a Bruxelles, perché lì si fa la politica agricola, e gli dicevo, signori, questa è la realtà, la libera concorrenza, sono finite le quote, sono finite le quote del latte, che proteggevano, per quanto poco le abbiamo dette del sud e tutte di colori sulle quote del latte, ma almeno proteggevano in parte la produzione, c'è una sola produzione. Abbiamo voluto fare l'embargo alla Russia, vi ricordo, come comunità europea. Primo mercato dove arriva il nostro burro andava, il nostro latte, la nostra carne, eccetera. E qui abbiamo perso, perdiamo 1 miliardo all'anno di euro sui prodotti agroalimentari di esportazione. E questo è quello che sta succedendo. E in più abbiamo tutte le concorrenze internazionali. Noi abbiamo
poi una rappresentanza statale verso l'Europa abbastanza debole, perché magari alcuni stati come la Francia magari in qualche caso sono riusciti anche a dare degli aiuti a dei imprenditori agricoli che noi guarda caso non riusciamo. E arriviamo alla regione. Cosa possiamo fare noi come regione? Noi abbiamo messo in campo come regione tutti gli investimenti possibili. Siamo state la prima regione a aver speso tutti gli euro del PSR, Programma di Sviluppo Rurale, che si è concluso a dicembre di quest'anno. Non abbiamo dato dietro un euro. I nostri imprenditori agricoli hanno avuto tutte le sovvenzioni del Piano di Sviluppo Rurale. Siamo stati i primi a provare il nuovo. Abbiamo aperto bandi sul Piano di Sviluppo Rurale, parlo agli imprenditori agricoli, non so chi è presente qui che sa di queste cose, sulle misure agroambiente, su investimenti eccetera, che abbiamo già destinato 480 milioni del nuovo Piano di Sviluppo Rurale, che prevede un investimento in 5 anni di 1.184 milioni, tanto da dare dei dati. Si parlava di giovani, che non è vero che i giovani non vengono in agricoltura. Noi abbiamo aperto il bando giovani, che prevede dare 40.000 euro a un giovane imprenditore che si avvicina a questo mondo, che ha una start-up o che vuole iniziare un'attività in agricoltura. Diamo 40.000 euro a fondo perduto, 40.000 euro da un giovane dai 18 ai 40 anni. Abbiamo avuto più di 1.000 domande. Noi pensavo saranno 500 o 600, più di 1.000 domande in regione. Apriremo il bando probabilmente anche a fine di quest'anno, e stiamo insieme a questo mettendo anche quello della banca della terra. La banca della terra cos'è? Perché se un giovane che ha 18 anni vuole partire con un'azienda agricola, cos'è che incatta i campi se non gli dà suo papà o suo nonno? Ma se non li ha, se vuole partire con qualcosa, abbiamo pensato di fare una banca della terra dove gli enti pubblici, i comuni, ma anche la regione metterà tutta una serie di proprietà a disposizione, dando in affitto a un giovane che vuole aprire un'azienda agricola. Solo per dare qualche esempio, questo qui è un progetto molto importante che presenteremo col presidente Zaia il 26 maggio, che sarà una grande convention a Venezia. Arrivo alla PAC, perché probabilmente sarà una domanda. Voi sapete che dopo la sanità, che è qua il mio amico Luca Coletto, arriva in Veneto, c'è il mondo dell'agricoltura. Noi gestiamo 1.300 dipendenti su tre enti fondamentali: Veneto Agricoltura, AVEPA e il Dipartimento, più il fitosanitario che è qua a sede vicino a Verona. Quindi siamo su tutte le province a fare assistenza alle 84.000 aziende del Veneto. In Veneto sono 84.400 aziende attualmente esistenti e che, voi sapete, vivono anche della contribuzione europea, statale e regionale, e i pagamenti di questi contributi più sono veloci meglio è. Quest'anno purtroppo ci sono dei rallentamenti dovuti a tante situazioni. Lo dico subito perché sarà una domanda che mi beccano dappertutto. Questi rallentamenti sono dovuti a un cambiamento epocale che c'è stato nel mondo dell'agricoltura, che significa che c'è la nuova PAC. Voi sapete, è entrato il nuovo regime PAC, e questo finirà nel 2020. Noi abbiamo due confini che sono del 2015, quindi il nuovo PSR, 5 anni di programmazione europea, e la nuova PAC. Attenzione, perché probabilmente dopo il 2020 la comunità europea ha deciso, forse deciderà, di non dar più la PAC a nessuno. Attenzione, perché c'è in discussione questa. C'è una proposta di qualche governo di dare i soldi della PAC all'immigrazione. Vi dico là, qua la Lega farà una battaglia epocale. Attenzione, perché su questo i furboni da qualche parte vuole fregarsi gli ultimi schei che sono rimasti all'agricoltura. E questa sarà una battaglia importante. Noi oggi abbiamo pagato l'anticipo a 68.000 aziende. Proprio ieri abbiamo avuto un incontro a Mestre via Torino con tutte le categorie economiche, perché voi sapete che la GEA, per chi non è del settore, la GEA è coordinamento, la GEA dove fissa i titoli in agricoltura, doveva fissarli il primo di aprile, mica fissarli ancora. Per cui finché non c'è la fissazione dei titoli non si possono pagare, non si può fare tutta la parte. Noi abbiamo deciso
Bobby questi giorni, di darvi un'altra fino ad arrivare, se non il 70, anche l'80% di chi avanza i soldi, che sono soldi degli agricoltori questi. E quindi vi arriverà a giorni, entro 15 giorni, una nuova tranche. Poi ci sono quelli che non la vedranno proprio la PAC, che sono più di 12.000 aziende e sotto i 250 euro di PAC, significa che sia rimasto il tappeto a casa, l'eredità. Sotto i 250 euro la PAC non viene pagata, non esiste. Quindi è inutile che avessi sempre la domanda, per fare una domanda alla PAC costa qualche centinaio di euro, se ne faccia pagare 250, per chi pure. Perché la comunità europea ha deciso che sotto i 250 euro si paga la PAC solo agli agricoltori attivi. Di questi agricoltori attivi, dei 68.000 rimasti, quasi 7.000 sono sotto osservazione dell'AGEA, cioè significa, chi che non ha visto un schermo ancora, quindi sarà incazzato nero, non so se qua dentro ce n'è qualcuno, significa che queste 7.000 aziende, siccome sono sotto osservazione del coordinamento nazionale, saranno mandati ispettori in casa a controllare anche l'albero del pomaro, no? Allora finirà a controllare tutto, finirà niente. Una volta finito il controllo, noi potremo pagare. Le proteste che sono state fino adesso, capite, per due motivi fondamentali. Non sono stati fissati i titoli, e questo è essenziale per chi è nel mondo agricolo lo capisce bene, e in più abbiamo queste 7.000 che sono sotto controllo. I controlli poi che sono fatti su anomalie del catasto, su tante situazioni che non sto qua a tediarvi, ma rendervi conto come purtroppo la burocrazia qua nel mondo agricolo sia... E fa l'agricoltore, non adesso c'è fare il trattore la mattina e andare a fare una rada in mezzo ai campi, come e c'è per l'aria fresca. Zero, la compianza di io è una montagna di carte, perché prima che la comunità europea ti dia scheo, ti fa venire matto. Noi stiamo tentando anche, voi sapete che la regione Veneto è una delle poche regioni che ha un proprio organismo pagatore, fatto apposta perché anche altre regioni mi gagnano pure il PSR. Altre regioni, alcune poi del sud, non mi la massimo perdere, però è un altro mondo, però questo è il problema. Quindi voi sapete che la politica agricola si fa la regione, fa la sua parte, poi c'è Roma, il ministero, io sono la commissione politica agricola, ci vediamo una volta alla settimana e lì vengono discussi i temi generali che vanno al ministro, mica il ministro ha fatto una qualche baruffa, che dopo mi vede anche a mare, poi fa solito verde, non so perché. E dopo a Bruxelles, che lì, ecco, io ho intervistato, mi è successo, dico sempre questo aneddoto, gli agricoltori dopo mi tazzo, no? Perché qui del latte, sapete chi è il commissario all'agricoltura europeo? Probabilmente no, non so neanche il nome, è un irlandese, si chiama Hogan, come le scarpe, no? Giusto? Questo, mi ha fatto una domanda, scusa Hogan, ma qua queste quote latte, reddito, cosa fermo? Testuali prove, mi sono anche a segnare sul libretto che devo essere in macchina su per Castagnaro, che ha scritto, mi ha detto, Paese, se sono ancora vivi vuol dire che tutto va bene. Questa è la risposta del commissario europeo all'agricoltura alla domanda cosa si può fare per le nostre aziende agricole e la nostra zootecnia, e vi ricordo che il Veneto avrà il 40% della zootecnia italiana, tanto per chiudere i discorsi. Poi se ci sono domande specifiche io adesso mi fermo qua, magari esatto, le facciamo dopo. No, ma amico anche dopo magari passa avanti, intanto grazie perché credo che anche un argomento che sicuramente è interessante per i cittadini di Gioia. E la sanità non è da meno nelle difficoltà, no, però una cosa dobbiamo dire, che se la sanità è la sanità veneta, è il benchmark della sanità italiana, cioè il riferimento per la sanità di tutta Italia, e se in Veneto la sanità funziona, sì, grazie ai medici, agli infermieri,
ma il merito principale penso che sia dell'assessore Luca Coletto, che tra l'altro è al secondo mandato. Per cui Luca, la domanda che ti faccio è: la sanità è sempre, sempre più in evoluzione, i fondi sono sempre meno. Parlaci dell'azienda zero, che dovrebbe essere un'innovazione, un'ulteriore innovazione importante per la sanità. Benvenuta. Allora, intanto grazie a Elisa per questo incontro, grazie a tutti quanti voi che siete qua stasera, che è un martedì durante la settimana, ad ascoltarci. E volevo puntualizzare una cosa: innanzitutto noi come giunta ZAE, come squadra, lavoriamo tutti quanti insieme, non è che sia merito del singolo, se l'agricoltura piuttosto che l'industria, piuttosto che il commercio, va bene, il nostro è sempre stato un lavoro di squadra, lavoriamo insieme, ci confrontiamo sia durante le giunte che in maggioranza, quindi squadra è coesa e i risultati arrivano proprio per questo. Diceva bene Fabio, siamo regione benchmark, ma questo non viene casualmente. Va sottolineato il fatto che nel precedente mandato abbiamo fatto il piano sociosanitario, quindi abbiamo rifatto, investito la sanità del Veneto nel 2012, abbiamo fatto le schede ospedaliere nel 2013, schede ospedaliere e territoriale. Ed è questa la grande novità. Il piano sociosanitario in Veneto mancava da 18 anni, le schede mancavano da 12 anni. Con la giunta ZAE l'abbiamo rifatto, a fine del 2016 scade il piano sociosanitario vigente, quindi ci stiamo già attivando per fare il nuovo vestito della sanità. Nel frattempo qualche aggiustamento andava fatto, qualche aggiustamento legato alla burocrazia evidentemente, perché l'azienda zero è finalizzata proprio a diminuire quelli che sono gli ambiti amministrativi all'interno della sanità per recuperare risorse e impiegarle nella cura delle persone. Questo l'abbiamo fatto nel 2012 col piano sociosanitario, tant'è che siamo regione benchmark da almeno 3 anni, lo stiamo revisionando indirettamente, ma solo per quanto riguarda la parte amministrativa, con il progetto di legge Azienda Zero. Sostanzialmente in cosa consiste? Perché tutti ne parlano, tutti dicono che va bene piuttosto che non va bene, tutti dicono che funzionerà, ma la programmazione sarà in capo ai dirigenti invece che al Consiglio. No, niente di tutto questo. Il Presidente Zaia è stato eletto con i voti del popolo, della nostra gente, dei veneti, e sicuramente non sarà certo lui a far governare i burocrati. Saremo noi come squadra, sarà il governatore in prima persona ad assumersi la paternità delle scelte che vengono fatte, che sono sicuramente scelte finalizzate a far funzionare sempre meglio quello che è un ambito che vale 8 miliardi e 775 milioni per il Veneto. E va detto che a livello nazionale il costo della sanità è di 110 miliardi. Va sottolineato un altro fatto, che noi siamo l'unico servizio sanitario su base universalistica, che sostanzialmente vuol dire che qua in Italia, qua in Veneto, noi curiamo tutti senza distinzione di censo, cosa che non avviene in America, perché in America se non hai in tasca una carta di credito ben dotata ti rimandano a casa tua e a curarti ci pensi da solo, a differenza che in Italia, dove tutti vengono curati indipendentemente appunto dalla classe e dal tipo di patologia che uno ha. Questo comporta evidentemente dei costi che sono importanti. La cifra è impressionante, 110 miliardi. È altrettanto vero che il rapporto fondo sanitario PIL per quanto riguarda l'Italia è 6.6. Per quanto riguarda l'Olanda piuttosto che la Germania siamo al 10%. Quindi sono sanità che costano molto di più e che evidentemente danno qualcosa di meno. Questo vuol dire che il nostro sistema è ben rodato, funziona meglio in determinate regioni piuttosto che altre, non stiamo qua a fare polemica, però questa è la realtà dei fatti.
Certo è che è sempre migliorabile, sicuramente migliorabile. Migliorabile sia dal punto di vista della razionalizzazione, del miglioramento di quelle che sono le performance, anche se siamo regione benchmark. Ecco appunto che arriva l'azienda zero. L'azienda zero che sostanzialmente è una gestione meno amministrativa e più concentrata sulla sanità. E faccio un esempio che è facilmente comprensibile. Noi avevamo 21 USL in Regione Veneto, 21 aziende ospedaliere. Le 21 USL abbiamo scritto sul programma che dovevano essere diminuite, avevamo scritto 7, abbiamo trovato la quadra 9, ma da 9 a 21 c'è una bella differenza. Quindi c'è stato un taglio di ben 12 direttori generali, direttori sanitari, direttori del sociale e tutta la squadra collegata. Tendenzialmente quelle che sono le USL sono USL a livello provinciale. Questo per omogeneizzare ancora di più quelli che sono servizi sul territorio e quindi avendo maggior massa critica riuscire a risparmiare qualcosina per reimpiegarlo nelle cure. Quindi distribuzione sul territorio delle cure in maniera equanime, in maniera uguale a livello territoriale. Dopodiché, ad esempio, mi viene in mente quando si fanno dei concorsi, non leggiamo sui giornali che viene affittato qualche padiglione della fiera piuttosto che palestre e via via via. Con 21 USL venivano fatti 21 concorsi per gli infermieri. Con l'azienda zero si fa un concorso per gli infermieri a valenza regionale, si affitta un campanone solo, si paga una sola commissione e si ha una lista unica da cui pescare a livello regionale. Quindi abbiamo risparmiato quelli che sono i soldi dei nostri contribuenti, ma non abbiamo tagliato servizi, abbiamo tagliato burocrazia, abbiamo tagliato costi in più per riversarlo nel miglioramento di quelle che sono le cure locali. Lo stesso per quanto riguarda gli uffici tecnici, verranno razionalizzati, non saranno più 21, ma saranno uno centralizzato a livello regionale che potrà fare progetti anche importanti e potrà gestire le 21 USL a livello territoriale, le 9 USL a livello territoriale senza nessuna difficoltà. Lo stesso per gli uffici legali, quelli che sono le cause che abbiamo le 21 USL, verrà fatto un ufficio legale unico, centrale, che gestirà le 9 USL provinciali o parzialmente provinciali, escluso quelle di Venezia e di Vicenza, e quindi renderà un servizio più rapido, costerà meno, sarà sicuramente più efficace e più efficiente. Questo perché noi abbiamo sempre ben chiaro che il nostro è un sistema sanitario che funziona. È un sistema sanitario che a livello nazionale è benchmark, è un sistema sanitario che ci è invidiato anche da uno dei candidati alla presidenza della Casa Bianca in America, che ha affermato non più tardi di ieri che lui vuole fare un servizio sanitario come quello italiano. Certo, non è tutto oro quello che luccica, anche noi abbiamo delle liste d'attesa che sono lunghe. Anche noi abbiamo dei problemi sul territorio, anche noi abbiamo mancanza di personale all'interno di quello che sono i nostri ospedali, che sono le nostre strutture ospedaliere. Ma va detto, per chiarezza, che abbiamo una legge che si chiama Spending Review del 2012, che ferma quello che è il costo del personale all'anno 2004 meno 1,4%. Dall'altra parte abbiamo una direttiva europea che ci dice che dobbiamo dare determinati riposi ai medici e in mezzo non c'è nulla. In mezzo c'è il governo Renzi che continua a tagliare, nonostante che la Regione Veneto, essendo in equilibrio di bilancio, possa accedere al turnover e nonostante che noi spendiamo 30 milioni in più rispetto a quello che è il limite imposto dalla spending review, proprio perché siamo in equilibrio di bilancio. Quindi stiamo cercando con i governatori in testa di gestire delle situazioni che sono difficili, ma è altrettanto vero che per quanto riguarda sicuramente le grosse patologie, nessuno in Veneto può dire di non essere stato curato. Abbiamo aziende ospedaliere come quella universitaria di Padova, come l'azienda integrata universitaria di Padova, che possono dare
dare risposte alle molteplici necessità, soprattutto per quanto riguarda le patologie particolarmente difficili. Mi viene in mente la neurochirurgia piuttosto che la chirurgia toracica, la cardiochirurgia e quant'altro. Non lontano da qua abbiamo l'ospedale di Legnago e spesso e volentieri vediamo agli onori della cronaca sui giornali dove c'è chi tifa perché l'ospedale di Legnago è stato dimensionato, verrà chiuso e via via via. Allora è ora di finire a raccontare palle, perché chi sa leggere il piano sociosanitario, chi capisce qualcosa di pianificazione sanitaria, sa bene che l'ospedale di Legnago potrà solo crescere e non sarà mai chiuso, perché intorno all'ospedale di Legnago, ma soprattutto adesso con l'USL provinciale, avrà un bacino adeguato e avrà possibilità di crescere e di migliorare quelle che sono le performance e magari acquisire qualche apicalità in più e qualche medico in più per rendere un servizio ancora migliore. Detto questo, il bacino di Verona è il bacino di Verona, ma è altrettanto vero che il bacino del Veneto è un bacino importante e possiamo sicuramente annoverare all'interno delle nostre eccellenze anche lo IOM, l'Istituto Oncologico Veneto, che non ha niente da invidiare al Crodi Aviano, il famosissimo Crodi Aviano, che cura patologie oncologiche a livello sicuramente nazionale, ma ancora di più europeo. Una delle possibilità che si apre con la comunità europea, che sicuramente di danni ne ha fatti tanti in agricoltura e in tutti quanti gli ambiti, è la possibilità di fare attrazione con le nostre strutture sanitarie. Strutture sanitarie che sono assolutamente all'eccellenza, che sono alla portata dei cittadini europei, e con l'apertura che c'è stata nel 14 ottobre del 2014, è stata l'apertura delle frontiere sanitarie, sicuramente la nostra sanità potrà migliorare e fare attrazione anche dall'estero, quindi rendere servizi anche a livello europeo piuttosto che nazionale. Abbiamo già una mobilità attiva dalle altre regioni, i cittadini che si vengono a curare il Veneto, che vale circa 100 milioni all'anno. Possiamo far meglio, lavorando in squadra come abbiamo sempre fatto e cercando di essere più vicini possibile al territorio con l'evoluzione del piano sociosanitario per rendere dei servizi come stiamo facendo a Bovolone, dove un ex ospedale per acuti è stato riconvertito per avere cure territoriali. Lo stesso faremo a Zeglio, lo stesso faremo negli altri ospedali che saranno riconvertiti. Quindi non è vero che noi chiudiamo, riconvertiamo avvicinando quelli che sono i servizi al territorio. Allora, famoso è stato il suo smascheramento dalla vostra parte di quel clandestino là di biciclette, no? Però la cosa che mi è passato televisivo di Marcato, che mi è piaciuto di più, magari non tutti se lo ricordano, si parlava di raccomandazioni e nel tempo lui ha detto: io fra mio fratello si alza alle 4 di mattina per andare a scaricare al mercato la verdura, fa. A me basterebbe alzare il telefono, chiamare un imprenditore e assessore alle attività produttive e al commercio, no? Mi basterebbe alzare il telefono, chiamare un imprenditore, troverei un posto migliore per mio fratello, ma non lo faccio e soprattutto non si azzarderebbe mai di chiederlo, giusto? Bravo, parlare in piedi, se vuoi pure parlare in piedi, l'ho tenuto per l'ultimo posto, e Roberto, a te. Grazie, grazie mille, buonasera a tutti, grazie davvero per l'invito che io ho accettato immediatamente quando la collega De Berti ce l'ha chiesto, un po' perché credo sia doveroso per un amministratore pubblico dare la disponibilità e incontrare i cittadini. Meno ore in ufficio e più ore sul territorio fanno di un assessore o un assessore migliore. E poi perché, insomma, la vedete, se te lo chiede non è che puoi dire di no, no, quindi, insomma, io sono un maschio e in quanto tale subisco il fascino femminile, ho detto di sì, immediatamente. Io ho l'onore e l'onere di rappresentare, per quanto riguarda la regione, un assessorato delicatissimo che è quello dello sviluppo economico, dell'energia,
e poi ho tutta la partita di Porto Marghera, insomma tutti argomenti molto allegri, facili, non danno preoccupazioni. Tra l'altro mi è stato chiesto di fare un cenno anche al tema della... Sì, infatti la cosa che volevamo chiederti anche era questa, tanto poi le domande sulle attività produttive arrivano, Roberto, non è quello. Allora, si è parlato, i giornali questo qui hanno parlato di un referendum sull'autonomia, no? Allora, che importanza ha o avrà questo referendum sull'autonomia del Veneto? Allora, tanto voglio, so che andrò a suscitare la sensibilità di qualcuno di voi, e però io sono abituato ad essere molto stretto. Io entro in Lega nel 92 perché secessionista con me. Non arrivo da tradizioni democristiane con una cultura della mediazione, non fa parte del mio DNA. E dopodiché, passando un po' di tempo, un po' anche con l'età, divento indipendentista, ma oltre a questo non riesco ad andare. E credo che l'autodeterminazione dei popoli, la capacità di un popolo di potersi determinare, di potersi dare una forma di governo, sia una delle forme più alte di democrazia e di libertà. Vi do solo alcuni dati per capire da dove partiamo. Il Veneto ha 437.000 aziende attive. Di queste, 411.000 hanno meno di 9 dipendenti. Questo è il tessuto produttivo del Veneto. Abbiamo un PIL complessivo di 146 miliardi di euro. Abbiamo, come ho detto prima, un'impresa ogni 10 abitanti, realtà che esiste solo, evidentemente, solo qui da noi. Abbiamo un tasso di disoccupazione che è il più basso d'Italia e oggi è sotto il 7%. Questo è il quadro della regione Veneto. Italia. L'altro ieri siamo entrati di nuovo tecnicamente in deflazione, che è passato un po' in sordina, ma questo è il dato più pericoloso per un'economia, perché ci sta dicendo che non c'è consumo interno e soprattutto la gente non fa acquisti. E fa così pochi acquisti che non aumentano i prezzi. Guardate, quando aumentano troppi i prezzi può essere un problema, ma una economia viva ha i prezzi che aumentano. Noi siamo tornati per la seconda volta negli ultimi 5 anni in deflazione ed è un parametro terribile. Gli altri due elementi che danno certificazione di qualità di un sistema economico sono il debito pubblico e la spesa pubblica. Entrambe aumentare. Questi tre elementi fanno dell'economia nazionale un'economia stagnante. Il Veneto è assolutamente in controtendenza e lo è non perché chissà quale fantasia, lo è nonostante il sistema paese e lo è grazie alla forza, alla fantasia, alla passione dei nostri imprenditori che anche durante la crisi hanno avuto la capacità, la voglia di continuare a crederci, a scommettere, andavano in fabbrica anche se non arrivavano gli ordini. Questo sta il Veneto negli ultimi 10 anni. Non hanno aspettato gli incentivi, gli aiuti di Stato. Ci sono dati da fare, qualcuno ci ha rimesso anche la pelle perché di fronte alla crisi, per vergogna, perché non riusciva a pagare i propri dipendenti, si è ammazzato e questo va ricordato sempre, perché questa crisi ha fatto, perché noi siamo persone con la schiena dritta, ha fatto delle vittime importantissime che non vanno mai dimenticate. Questa è la nostra regione. Allora, di fronte a questo, quando tu vedi che lo sforzo di questi imprenditori, ma lo sforzo stesso dei sindaci, degli amministratori locali, che si fanno le fotocopie per risparmiare i 500 euro che poi riescono a dare il contributo all'associazione di calcio o dare il contributo alla famiglia bisognosa e si fanno le fotocopie, non usano l'autista, usano la macchina propria, non chiedono rimborsi, ecco, questa è la cultura veneta. Allora, grazie a questa cultura veneta ogni anno noi lasciamo 20-21 miliardi di residuo fiscale a Roma. Allora uno dice, io lascio questa montagna di denaro perché questo in un sistema di solidarietà viene usato per fare infrastrutture e per dare a chi non ha. Se fosse così potrebbe anche andare bene, ma
capite che nel momento in cui noi abbiamo regioni, ne cito una che secondo me è la più scandalosa in assoluto, la Sicilia, il costo del personale in Italia, complessivamente, del personale pubblico è di 6 miliardi, tutto. Il costo del personale della regione Sicilia è di 2 miliardi, cioè. Allora, qualche dubbio, no? Ma potete dire, ma in Regione Veneto quanti forestali avete? 627 e fermo anche a fatica a pagarli. No. In Sicilia ne abbiamo 24.000. Cioè che se un forestale poi ogni albero, anche appena piantato. Poi, non tutte sequoie, sequoie, anche appena piantato. Pianta un albero, un forestale. Ogni albero, un forestale. Di questi forestali, 1.000 hanno reati contro il patrimonio. Alcuni di questi hanno incendiato, condannati per incendio doloso, i fatti forestali. Dico, guarda. Addirittura 50 condannati al 416 bis. Mafia. Pagati con i soldi della Regione Sicilia. No? Pagati con l'esilio fiscale dei Veneti. Allora, voi capite, quando il sindaco mi viene nervoso, perché mi vedo i sindaci, no, che siano orgogliosi e fermo in fusione, no, mica un comune da 3.000 abitanti, ti devi uno a 2.000 e fermo in fusione, così risparmiamo, no, tutti contenti, e risparmia 20.000 euro che lo Stato si porta via e gli dà a pagare ai forestali siciliani. Allora, so che qua vado un po' in controtendenza anche rispetto ai vertici del mio partito, ma delle due l'una, o noi riusciamo a darci una forma di governo che tuteli i nostri cittadini, che non vuol dire mica chissà quali cose, ma che semplicemente la ricchezza che produciamo qua, quantomeno prima serva per dare risposte a chi abita qua, a chi vive qua e a chi produce quella ricchezza, e poi eventualmente a tutto il resto d'Italia e del mondo, o facciamo così, oppure facciamo come la Sicilia, che da domani mattina Isolarezza e il comune assume. Ma in giro di dire, quanti disoccupati che sei Isolarezza? Ti chiedo a studiare a casa, sì, chiedo lavoro, no, a posto, però di, importa, non c'è niente, importa, assumo, la facciamo così anche noi. E quindi in Svalenza inizia ad avere 100, 200, 300 dipendenti che poi pagheremo. Perché allora, cioè, è una follia continuare così. Ed è il motivo per cui la Regione Veneto aveva già fatto due importanti leggi nella passata legislatura, uno per l'indipendenza e uno per l'autonomia. Ovviamente quello per l'indipendenza è stato immediatamente cassato, perché l'Italia ha tutto tranne che idiota, no? Sa che nel momento in cui il Veneto se ne va, crolla il palco, perché noi assieme alla Lombardia praticamente manteniamo il resto del paese. Su quello dell'autonomia hanno detto, beh, ci possiamo ragionare, ed è il motivo per cui nella giunta del 15 marzo di quest'anno, erano presenti tutti gli assessori che vedete qui, abbiamo votato una delibera che dà mandato al Presidente Zaia di trattare con il governo forme di autonomia. Il modello a cui noi ci ispiriamo è il Trentino-Alto Adige. Queste sono le regioni di riferimento. Non si è capito per quale motivo chi abita e lavora al di qua del confine deve pagare tasse, avere una pressione fiscale per avere servizi ridicoli, e 2 chilometri più in là l'albergatore, tuo collega, invece ha agevolazioni fiscali pazzesche, servizi pazzeschi e anche là con i soldi nostri. Allora, abbiamo dato questo mandato forte al governatore, che sappiamo tra l'altro avere, chiedo scusa alle donne presenti, avere le palle per poter fare questa attività e andare a contrattare a muso duro con il governo centrale autonomia, che verrà poi declinata attraverso un referendum che noi vorremmo fare per risparmiare i soldi che siamo stati costretti a usare anche per il referendum delle Trivelle, vorremmo fare assieme al referendum quello costituzionale, dove Matteo Renzi ci chiederà a ottobre se siamo d'accordo o meno sul fatto che il Senato non esiste più. Il Senato basta guardarlo, per cui la domanda è un po' strana. Se siamo d'accordo o meno nelle riforme che sono state fatte e nei grandi risparmi che ha fatto questo governo. Ve ne dico uno per tutti sulle riforme istituzionali di Matteo Renzi. È andato avanti 2 anni a dire che praticamente il male endemico di questo paese, il costo enorme di questo paese, erano le province. Inutili, carrozzoni, napoleonici, eccetera, eccetera, andavano eliminate.
certo punto ha fatto una conferenza stampa lui del Rio dicendo ce l'abbiamo fatta, abbiamo eliminato le province ed è una riforma a costo zero. Bene, oggi il risultato, le province ce l'ha, i dipendenti ce l'ha, con l'unica differenza che prima, io sono stato vicepresidente della provincia di Padova, prima la provincia di Padova era assolutamente autosufficiente, non riceveva un euro dallo Stato centrale. Oggi, per mantenere in vita le province, ogni anno noi nel nostro bilancio metteremo 45 milioni di euro, 90 miliardi di vecchie lire, per mantenere i servizi delle province, 45 milioni di euro che noi dobbiamo togliere ai servizi sociosanitari, dobbiamo togliere alle infrastrutture, al commercio, eccetera, 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 eccetera. Questa è la riforma a costo zero di Matteo Renzi. Allora, per evitare la figura che abbiamo fatto un po' tutti, come veneti, come italiani, con il referendum che è stato l'altro ieri, ecco, mi raccomando, a ottobre, noi abbiamo la possibilità di dire davvero se crediamo a quanto ci viene detto o meno. Ecco, a ottobre è importante andare a votare e a dire che non ci crediamo, che la riforma delle province non è a costo zero, ma costa 45 milioni di veneti, che il Senato è lì, che è un pastrocchio che non si capisce da quale parte si voglia andare e che tutte queste riforme in realtà non vanno a intaccare quei due pilastri di negatività che vi ho detto prima, che sono la spesa pubblica e il debito pubblico. Questo è il tema vero per cui noi vogliamo fortemente l'autonomia. Ripeto, è il primo passo perché l'obiettivo rimane sempre l'indipendenza del debito. Questo deve essere chiaro. Questo deve essere chiaro. Anche perché e poi vado a terminare, io vorrei immaginare di vivere in un paese nel prossimo futuro e per le nuove generazioni dove magari chi viene qua e arriva da qualche paese, ecco, voi sapete che io rappresento l'ala moderata della Lega, no? Ho questo atteggiamento per cui Matteo Salvini mi dice vai in giro e tu devi creare ponti perché sei un uomo di moderazione e l'uomo del dialogo con l'Islam. Allora io vorrei immaginare di poter vivere nei prossimi anni in un paese dove l'ultimo mona magrebin che arriva qua non viene mai comanda, viene qua, bussa, chiede permesso, lavora, dimostra di aver capito come funziona il sistema italiano, dimostra di aver capito come funziona la lingua, dimostra di aver capito le nostre regole, le nostre tradizioni, si adegua, accetta la nostra cultura, che vuol dire che le donne sono uguali agli uomini, che vuol dire che se sei omosessuale non vieni picchiato in pubblica piazza, che vuol dire che se vuoi protestare contro il governo come si fa, non succede quello che succede in Arabia Saudita per cui viene preso, tagliata la testa e crocifisso, questa è la punizione prevista per chi protesta contro lo Stato. Ecco, vorrei capire, vorrei vivere in un mondo così per cui chi arriva fa tutto questo, dopo forse ne parliamo. Oggi succede esattamente il contrario. Per cui l'imprenditore che fallisce perché magari e un suo cliente non paga, si trova con la casa all'asta, i capannoni all'asta, buttato in strada, dimenticato dallo Stato, ma se tu invece hai un colore leggermente abbronzato e arrivi da un posto dove la guerra non sai neanche dove che sia, e se c'è, se la sono creata loro, non è mia responsabilità, questo deve essere chiaro, arrivano qua, io voglio vivere in un paese dove ci si preoccupa dell'imprenditore veneto, del disoccupato veneto, dell'ammalato veneto e dopo di se avanzano soldi ce ne sono per tutti. Questa è l'autonomia e l'indipendenza che noi vogliamo e su questo vi assicuro faremo la battaglia della vita perché è una battaglia di civiltà. Ovviamente non la possiamo fare da soli perché noi siamo rappresentanti del popolo ma non siamo il popolo, è il popolo che deve decidere. Quindi quando ci sarà questo referendum, mi raccomando, il Veneto deve votare al 99,9%. Quell'1% deve essere fatto da qualcuno che ha la diarrea o ha una segarotta a macchina, se scappa la vacca, ecco, queste sono le tre casistiche che possiamo contemplare. Tutto il resto deve andare a votare e votare sì. Grazie mille. Aggiunta di quello che stava dicendo Roberto, che forse alcuni di voi non lo sanno, ma semplicemente perché non abbiamo mai dato
tanta visibilità. Qualche anno fa, quando ero sindaco, come comune abbiamo confiscato un terreno ai nomadi che vicino alla Tecnosima, per chi è del posto, sanno che avevano fatto un campeggio abusivo. Non è stato a costo zero, cioè sì, è stato a costo zero per il comune, però per quanto riguarda le minacce per la sottoscritta non sono state inesistenti, perché io ho avuto una squadra di nomadi che sono arrivati, gli avevo chiesto di andare via, non mi consideravano, gli avevamo fatto la contestazione dell'abuso edilizio, non mi consideravano, con gli uffici abbiamo visto che potevamo fare la confisca, abbiamo fatto la confisca. Quando sono andati e hanno capito che il terreno non era più intestato a loro, ma era intestato al comune di Isola Rizza, non hanno gradito, sono venuti in comune, sono arrivati i carabinieri, la polizia, perché hanno cominciato a minacciare me, a minacciare la mia famiglia, mi hanno detto che avrebbero dato fuoco alla mia casa, che io quel terreno glielo dovevo restituire, ok? Però sempre nello stesso periodo, a distanza di qualche mese, c'era una garage di una famiglia di extracomunitari che veniva utilizzato come moschea in via Casotti, per chi è della zona. Continuavano a fare questi raggruppamenti di gente ovunque, moschea, moschea. Io continuavo a parlare con il proprietario, continuavo a dirgli basta, 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 smettila. Ha continuato, ha continuato, ha continuato, è venuto fuori che quel garage era stato costruito completamente abusivo, in zona, in fascia di rispetto. Ho avviato la pratica per l'abuso edilizio e l'abbiamo demolito. Il giorno che c'è stata la demolizione io non mi sono nascosta in casa o sono andata via, al pari di quanti nomadi sono venuti in comune, ma sono andata là ed ho assistito alla demolizione. E il messaggio che io ho sempre dato ad Isola Rizza, se volete, non c'è nessun problema, quello che diceva prima Roberto, se si porta rispetto si ottiene rispetto, ma se siete qua e se pensate di venire qua e di fare quel chi vuole, assolutamente no. E il futuro sindaco che io andrò ad appoggiare, non so ancora chi appoggerò, però una cosa gli chiederò: la confisca è ancora in corso perché i nomadi hanno fatto ricorso al Presidente della Repubblica, ma voi dovete a gran voce, ma questo ve lo chiedo io, perché 6 anni di difesa del territorio non deve assolutamente essere sprecata. Sapete benissimo che abbiamo la base dell'aeronautica che è dismessa, ok? Noi abbiamo approvato in Consiglio Comunale una mozione dove abbiamo detto i profughi, non i profughi, i clandestini, non li vogliamo, perché a disgrazia... si mette a ridere perché era un ex sindaco di nome Gentilini che le dice sempre ordine, disciplina e rispetto delle regole. Qui che con me a rispettare questi 3 semplici concetti gli è sempre andè d'accordo. Un sindaco non deve avere paura di difendere il proprio territorio. Un sindaco che si candida ad assumere questa responsabilità in un comune deve ad ogni costo difendere i propri cittadini, anche se vieni in comune a minacciarti di bruciarti te, la tua famiglia dentro la casa. Tenere la testa dritta, alta e non far vedere di aver paura, ragazzi, e tabellare che se va avanti e se mantiene la barra di sopra, allora, se qualcuno ha fatto domanda, una a testa, e prendi così, anche perché poi 5 minuti, diciamo anche 3 e mezzo, detto anche al segretario provinciale Paolo Paternostra. Allora, eccola, prova senza microfono, sino me alzo e lo dico il microfono. Dai, a chi la domanda? Sono un agricoltore e faccio parte del gruppo di direzione rurale. Condivido pienamente quello che ha detto l'assessore Panzi, il discorso che siamo messi male in agricoltura perché siamo proprio per il discorso sia dell'agricoltura che orticoltura che floricoltura. Però il problema qua è come la risolviamo? Sicuramente non danno colpa all'Europa, ma sicuramente fanno sulle maniche. Ora, farci sulle maniche, sa benissimo che siamo stati da prefetto, l'assessore
volta ho letto, si è preso l'incarico di fare un incontro, non è mai stato fatto. Nel frattempo quattro stipendi il signore l'ha preso, noi siamo ancora messi più male di prima. Noi credevamo che la Lega, e ci crediamo, fosse l'espressione del territorio. Il nostro territorio sta andando in malora, sia per gli allevamenti, la denuncia lei, quindi condivido chiaramente come ha detto. Però se la politica non ci dà una mano, dove andiamo? E dare ragione alle associazioni sindacali che sono la nostra rovina, perché sono la nostra rovina. Lei sa benissimo che siamo venuti a trovare la cittadella, no? Cosa è il problema adesso nostro? Noi produciamo un GM free e va venduto mescolato all'etame che entra da tutto il mondo. Però a un certo punto come facciamo noi in rivista della Sud se non c'è la politica che ci aiuta? Siamo andati con 25 trattori davanti alla Fiera Verona. Avevate paura forse che avessimo la peste e nessuno si è fermato a salutarci o dire o dare una parola di conforto. L'agricoltura che lavora siamo noi, non sicuramente i sindacati. Che le aziende che ha detto lei di 3 ettari, 2 ettari, 1 ettaro, va bene, ci sono, ci occorrono anche quelle, per forza ci occorrono. Ma il produrre perché poi la signora che va a far spesa non deve capire, non deve sapere che dentro c'è un GM. Perché questo? L'assessore della sanità l'abbiamo interpellato per quello. Perché questa è una truffa micidiale, questa è la truffa del secolo. Sono 20 anni che qua dentro mandano tutto OGM e nessuno lo sa. Perché io non lo devo sapere? A noi costa 600-700 euro l'ettaro in più produrlo. E poi l'hanno mescolato con il 92% di soia che arriva a Ravenna o che arriva a Venezia e dei porti. Perché? Perché non c'è una legge? Io pensavo veramente che dopo ho votato, non votato, ognuno, abbiamo quasi 200 aziende agricole, ognuno vota come vuole, ma sicuramente vota chi lo difende e chi lo protegge, o perlomeno chi fa la portavoce, come hanno marcato, della gente che lavora, no? Ma allora perché non dare una mano a chi lavora? No, chi parla e basta, chi chiacchiera e basta. Se fai una promessa la mantieni. Ok, allora. Pure non voglio fare un comizio. No, possiamo aprire un dibattito con gli amici qui agricoltori, diciamo spesso questo è uno dei problemi della globalizzazione, sappiamo benissimo che sui nostri porti arrivano navi provenienti da tutto il resto del mondo dove tutti i cereali che trasportiamo dietro sono attualmente a gran parte quelli che provengono comunque dalle Americhe, che provengono dall'Africa, che provengono da tutte altre parti, non hanno le stesse caratteristiche dei nostri. E questa è una legge che non può fare la Regione Veneto, è una legge o nazionale o europea. Adesso se invece anche quel TIP, sai cos'è il TIP, quello dell'accordo Europa-Nord America, che tra l'altro metterà anche in discussione i marchi, oltre a tutta la discussione della globalizzazione che è stata prima. Quindi, per carità, noi possiamo anche, io potrei fare domani mattina una disposizione di legge regionale in cui io impedisco l'approvvigionamento delle materie prime provenienti, non può, cioè me la impugnano e mi chiedono i danni domani mattina. Cioè, è questo che dicevo prima, l'Europa, i mali dell'Europa sono questi, perché vi ricordo che comunque l'OGM dei stati nord europei viene coltivato, venduto e fatto lo stesso. Noi abbiamo deciso di difendere le nostre produzioni di qualità sia in Italia sia nel Veneto soprattutto, e questo lo sa che il nostro governatore da questo punto di vista le idee ben chiare, ma anche sottoscritto, e quindi questa è dove noi possiamo identificare i nostri marchi di qualità, i nostri prodotti, e cercare di dare a questi marchi di qualità legge che è stata fatta anche oggi maggiore promozione, ma anche un maggior reddito in modo che ritorni ai produttori agricoli del Veneto. Questo è quello che noi possiamo fare. Io non posso mettere in discussione se finché non arrivo al governo di Roma, spero che prima o poi ci sarà un leghista da qualche parte, sicuro, che possa mettere in discussione questi trattati europei. Va bene, grazie Giuseppe. Il signor Benedetto ha una domanda. Scusi, una domanda. OGM, no? Sì. Ma tutto questo materiale che arriva sia dall'America o anche dall'Europa, ma trova fine in Italia. Chi è che mi sa dire se questo o quell'altro OGM o non ce l'ha? Dì la risposta a lei. Ci sono gli organismi di controllo,
organismi di controllo che devono fare questo lavoro, non certo l'assessore agricoltura che va a controllare quello sui porti, no, quando arriva, guardi. Doveva finire tutto il mais che viene dall'estero. Lei sa benissimo che il mais che produciamo noi... Lo sotterrano, non so, lo mangiano, chi è che lo mangia, le bestie? E noi mangiamo le bestie, ecco, basta. Entra nei circuiti. Ecco, e allora è proibito in Italia, però noi mangiamo lo GM che viene dall'estero. Ma che cavolo c'è? Ma che cosa c'è? Ascolta, se lei ha un governo con i suoi rappresentanti in Europa che quando è da decidere se prendere l'olio pugliese o quello del Garda e far arrivare mezza Tunisia qua, cosa vuole pretendere? Che... Le banane che vengono dal coso, che hanno... Presente. Abbiamo venuto le banane e andiamo a condire, sono l'unica roba che non c'è. Vengono tornate con il vettino. Petrocatole da Brasile. E noi li portiamo. Guardi, io sono stato anche... Le posso assicurare che se c'è un frutto che lui opera un insetticida della banana, non adoperano un grammo insetticida della banana. So che ha, sai quello che fa? Inceroppa i sacchetti. No, qua! No, 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 ti assicuro che altri non mettono in mano voi. E non per mai anche il simbionte comunque le banane. Signore. L'agricoltura stasera, Giuseppe, ti abbiamo chiamato a pranzo. Sono Petrano da Pietro, vicepresidente di Aslove, sono una delle associazioni che hanno presentato quei documenti della crisi che stiamo vivendo. Non voglio dilungarmi sulla crisi perché ho visto che è ben a corrente di come sta andando con la sottenia, no? E allora dico, non bisogna protestare e basta, bisogna fare qualche proposta, no? Io un po' di tempo fa sono stato in Francia. Sono molto più nazionalisti di noi. Nei supermercati francesi, parlo di carne, non potrebbe essere frutta o altre cose. Non c'è un grammo di carne che non sia francese, perché là gli agricoltori lo vedono. Io vorrei arrivare a quel livello. La mia proposta è, non so se possiamo arrivare con la grande distribuzione a fare questo, però nel nostro vento abbiamo delle ASL, abbiamo il direttore sanitario, negli ospedali, nelle scuole, negli asili. Non si può imporre di preparare prodotti del veneno, carne, frutta, quello che è. Questo sarebbe la più grande pubblicità, una delle grandi pubblicità che ha detto prima che si può divulgare, magari essere la prima regione in Italia. Sì, grazie. No, volevo portare via ai colleghi le domande, ma questo la carne, voi sapete, lei fa parte. Brevemente che noi importiamo, noi non produciamo vitelli da carne, li importiamo, li ingrassiamo, poi li importiamo dentro dalla Francia, gran parte, perché loro hanno Polonia e poi non so se lo sapete, noi non produciamo nessun vitello da carne, li importiamo, li ingrassiamo, mandiamo al macello e dopo arriva i bistecche sul mercato, questo succede praticamente. Ecco, su questo noi stiamo costruendo insieme all'Arav un progetto che è quello appunto di riuscire a fare i stalli qui, cioè significa, visto che abbiamo tutta una serie di pascoli ormai in abbandono, che comunque ci sono stalle che stanno chiudendo eccetera, riuscire a produrre anche qui una genetica che c'era in passato, se ricordate, la genetica più forte sulla carne era la nostra e l'abbiamo disattesa e ce l'hanno portata via i francesi. Per quanto riguarda il progetto sulle scuole, noi siamo stati come Regione Veneto, abbiamo portato a Roma per primi il progetto frutta, latte, verdura e carne nelle scuole che siano marchiati col QV di produzione nostra e abbiamo presentato al Ministero e il Ministero adesso l'ha portato in Commissione Europea. Vediamo se ce lo passano, perché quando così i francesi che vanno a Bruxelles e battono sulla tavola, guarda caso che hanno il marchio made in France, a neanche non dà il male, ma nessun marchio made in Italia, anzi ti dicono che siamo contro la liberalizzazione.
è un rasetto pesi e due misure. Anzi, aggiungo di più, solo per il latte, i francesi pagano di più, e sono più nazionalisti di noi, pagano di più i nostri agricoltori, i loro agricoltori del latte. Poi quello che producono in più, e vi ricordo che la Parmalat la comprava un gruppo francese, le latterie friulane la comprava un gruppo francese, cioè i francesi ci hanno comprato tutte le latterie, e riversano da noi il latte in più che a loro. Tanto qua non di niente, quindi bisogna se capiamo, cioè noi abbiamo abdicato un sistema e rifarlo, non so se lo rifacciamo, non so. Se puoi, sì. Aflatossine, per cortesia. Aflatossine. Poi c'è la signora che si è prenotata. Sono Gabriele, sono Bometti e a Coletto. Il dottor Coletto, la sanità, visto che ha dipinto bene la sanità, e per questo non sono contrario, perché siamo che ospedali che non basta guardare Verona, così sta, mi sono da Verona, ma le radici erano da qua. Quel che voleva dire che tutto va bene, mi non so come nessuno che parla, so che è solo bestemmie, per cui che va a sento in giro parole così, ma torniamo a quel che mi è capitato a me. Le ultime analisi che ha fatto mia moglie ho pagato 460 euro di ticket. Mica sono abbastanza sfiga, ho avuto un sacco di visite e mi ho pagato tutte. Cosa serviva? Sono un artigiano. Cosa serviva tutti i miei contributi che ho pagato? Che la sanità non ha restituito niente. La ma si opera, per carità. Ma visto che operiamo tutti, mi sono richiesta come marcato, sono venuto del 2000 o 2008, andate a mangiare il panino con la Pivetti, mio vice sindaco, a Mantova, siamo fuori da qui, noi andiamo a Mantova, che un giorno arriva anche un bilico dei tori, e Bossi li ha fatti scaricare, che era il problema delle carni. Comunque c'è qua una parentesi, la cancelliamo. Voi parlate della sanità, che sembrava che te l'hai dipinta come, per carità, semi migliori, perché basta guardare la televisione, cosa che da Veneto in giù, do la mano, confermo. Però se in questi momenti, ponete in un breve secondo, due lire, non so dove andate a fare le analisi di moglie, non ha pagato solo le 400 bene, ne ha pagate 200. Mi tutti gli ortopedici dovevo pagarli, se voleva l'ortopedico della mutua, dovevo aspettare 6 mesi, 8 mesi, 4 mesi. Faccio l'artigiano e giro, la conosco tutta la zona e per regnarlo sento solo bestemmie, poi quando va al pronto soccorso e fa delle ore, io sono per se fortuna mi avverrò, poi quando fa le coliche dopo un quarto d'ora mi butta dentro, questo qua è il mio discorso, che non pagate l'ortopedici, tanti buona lista così, hanno operato privatamente perché avevo l'assicurazione. Se non mi operavano dopo 6 mesi, avendo l'assicurazione, in 6 giorni mi operavano. Adesso mi operavano la spalla, vedendo ancora l'assicurazione, no, non quello mio, perché ormai è ora da finirla. Mi hanno operato dopo 2 mesi. Se avevo l'assicurazione mi operavano al sabato. E mi operavano personaggi importanti, niente che fare a nonna, le hanno gara. Allora, tutto la lì. Mi tengo la mano a come ha dipinto la sanità, però diamo degli altri oscuri e bene, perché se ti fai conti quanti ortopedici pagano a me, a 200 o 250, mi vengono fuori dalle belle ferie, un po' dappertutto. Le ultime analisi, ti sto dicendo, ho pagato 420 euro di T. Dammi una risposta. Il signore ha ragione sul... sui ticket. Ma no, ha ragione. Ha ragione sui ticket. Ma purtroppo sono ticket nazionali. La Regione Veneto non ha ticket. Sono tutti ticket nazionali. A differenza di quello che qualcuno va a dire sui giornali, i ticket che pagate qua in Veneto sono ticket dovuti alla legge nazionale del 2007, governo Prodi, ministro Livia Turco. Basta andare a vedere, è tutto scritto, è legge nazionale. Quindi se noi incassiamo qualcosa facciamo solo una partita di giro, incassiamo e giriamo il governo centrale che fa che cosa? Va a rimpolpare quello che è il Fondo Sanitario Nazionale, ma non quello del Veneto, perché l'ha appena detto l'assessore Marcato, noi versiamo 21 miliardi in più rispetto a quelli che ci tornano.
Quindi quelli soldi sono soldi che vanno giù a Roma e servono a rimpolpare quello che è il Fondo Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda la sua assicurazione, sa perché la operano subito? Perché la operano in libera professione, cioè i medici il sabato la operano in libera professione. E questa è un'altra legge, si chiama la 502 del 92, fatta dall'allora ministro Bindi, che dà la possibilità ai medici che lavorano all'interno delle strutture pubbliche di fare anche attività in libera professione, si chiama intramenia. Allora, attraverso l'assicurazione, lo operavano, fra virgolette, privatamente, lo operavano di sabato e l'assicurazione pagava la sala operatoria, pagava gli infermieri, pagava i ferri, pagava i medici, pagava tutto. Sostanzialmente è questo. Detto questo, se il suo medico di base, sulla prescrizione, la famosa ricetta rossa che mette urgente, la sua pratica viene evasa, la sua operazione, quello si tratta, massimo 10 giorni. Basta, questo non è vero, non si può barrare la U, non si può, assessore Coletto, non si può barrare la U, non dica cose non vere, non si può barrare la U non va barrata. Perché non va barrata? Perché la U è solo del pronto soccorso, non ci sono nelle priorità, abbiamo tre scelte, 10 giorni, ma il problema che ha sollevato il signore è quello che le liste d'attesa, cioè le priorizzazioni, sono sulla carta, perché io posso mettere, qualunque il medico può mettere la B, quando arriva il Q, l'operatore del Q ha un videato davanti e lo mette la prima possibile, è raro o comunque c'è la possibilità che come signora venga messo anche più avanti, e lei ha sollevato anche lei il problema. Non è raro, guardi, proprio oggi è capitato, TAC urgente oncologica. Comunque l'ha detto anche lei che la dice lunga, TAC oncologica di stadio azione. Urgente, come dice lei, codice B, 26 maggio. Comunque il problema delle liste d'attesa c'è, Coletto, lo sapevamo tutti, l'ha detto anche lei. Non è colpa sua. Datemi quella prescrizione, certo, che faccio la verifica io. E vi assicuro che la facciamo prima. Sì, sì. Mi state leggendo male. A me è successo di fare le politiche sul campo, di fare in maniera logica e rispettare quelli che sono in tempi d'attesa. Solo perché se uno vuole andare all'ospedale, che ne so, di Canicati, l'ospedale di Canicati ha dei tempi d'attesa ben definiti, come li può avere un'azienda ospedaliera, come... ma lo stesso servizio si può trovare a Negra, si può trovare a Peschiera, si può trovare un'azienda ospedaliera, si può trovare a San Bonifacio, si può trovare in tanti altri posti. Anche questo non è vero, perché se io mi rivolgo... Venga qua e mi spieghi tutto quanto. No, non voglio essere così. Venga qua e mi spieghi tutto quanto lei. Facciamo prima, visto che così saputello. No, non è che sono saputello, sono del mestiere. Appunto, sì. Anch'io sono del mestiere. Allora posso dire che se io mi rivolgo... Mi permetta. Ma non mi lascia parlare. È lei che non mi fa parlare. Scusi. Ecco, una volta, vai. Così cominciamo a confrontarci bene. Allora, se lei telefona al CUP, per quanto riguarda i 40 parametri definiti dal Ministero dell'Economia e Finanze dell'erogazione delle liste d'attesa, la Regione del Veneto ne eroga più del 99%. Va bene? Questi sono dati del Ministero dell'Economia e Finanze. E il Ministero dell'Economia e Finanze non vedrebbe l'ora di mandare il Veneto il piano di rientro. E questi sono parametri che sono all'interno del vaglio dei livelli essenziali di assistenza. Lei sa bene, visto che è del mestiere, no? Che i livelli essenziali di assistenza sono l'unico parametro per cui si possono spendere i soldi del fondo sanitario. Non li ho definiti. Posso rispondere? Posso fare una battuta? Il Ministero della Sanità. Va bene? Va bene. Posso rispondere? Ora, se non mi lascia, lei deve avere rispetto e farmi finire. Va bene? Perché si è intromesso senza chiedere la parola, è intervenuto dicendo che non è vero questo, non è vero quello. Allora lei me lo dimostra, mi porta i dati alla mano, io le faccio vedere quelli certificati del Ministero dell'Economia e Finanza. Allora, posso fare solo una battuta? Sì, non faccio battute, dica le cose per come sono, senza mistificare. Niente, le perché dico, per l'amor di mi mio, spieghi, l'ho premesso io, mi faccia finire. L'ho premesso io.
termini propositivi, ok? Quello che è successo a voi, eventualmente i ritardi, le liste d'attesa, eccetera, cioè, gli date le prescrizioni all'assessore Coletto, fa le verifiche, ma nell'ottica costruttiva di dire, perché capisco che nel momento in cui vengono fatte delle regole, poi l'applicazione delle regole può avere degli scompensi, ok? Però se i cittadini, piuttosto che i medici, danno una mano nell'andare ad intervenire quando c'è l'applicazione della regola che non funziona, ben venga, quindi in termini proprio propositivi, se voi gli fornite tutte le notizie e la documentazione, poi lui fa la verifica. Okay. Okay? Perché altrimenti diventa una... È molto deludente di dover fornire i dati all'assessore. Io dico solo una cosa. Mi devi spiegare, se tutto va così bene, perché sono stati spesi 40 milioni di euro per aprire le diagnostiche alla sera. Se non ci fosse stato il problema delle liste d'attesa, il governatore Zaia, nella precedente legislazione, non avrebbe speso quei 40 milioni. Il problema c'è, ma non è colpa di Coletto, di Zaia, mia, c'è un problema. Non possiamo far finta che non ci sia. Questo voglio dire, io non accuso, se io ci fossi al posto di Coletto farei molto peggio, sono sicuro, ma cioè non è un attacco personale, però bisogna dire la verità, bisogna dire la verità com'è, abbiamo un problema e cerchiamo di risolverlo, chiuso. Qualche controllo in più? Scusi, allora, io adesso non volevo dire niente, no? Allora, io mi occupo di agricoltura e non di sanità, ma... avendo fatto il sindaco su un paese dove c'è un ospedale importante, che noi a Cittadella abbiamo uno degli ospedali per capo Sarriero. Ecco, io dico, quando succedono queste cose qua ai cittadini, no? Perché capiamo, abbiamo le liste di attesa, quando siamo in pronto soccorso, abbiamo che aspettiamo, ma l'area nostra sia più malattia, più importante dell'altra. Allora io dico, cari cittadini, allora, sappiamo una corriera. Bon, devo un attimo a vedere. Al di là di questa regione, dopo il po', come che se ci fai gli ospedali e cosa, come ci curano o come curano i cittadini, perché si viene qua da tutta Italia, comprese isole, a curarsi nella nostra sanità, che sarà un motivo. E guarda, se andate in giro per il mondo, abbiamo in Spagna, in America, in tanti stati, a vedere, e mi è successo di andare anche in qualche ospedale privato di quelle parti, vi posso assicurare che la qualità, aspetteremo qualche ora magari, ma la qualità della nostra sanità e la qualità dei nostri operatori, dei nostri medici, non ha nessuno, non ce l'ha nessuno, sia chiaro. Volevo chiedere prima il signor e il signor Lazio, chiudiamo un attimo domande corte e sorprese dopo, allora, volevo parlare un attimo dell'afro tossina e TTP. Allora, in Italia abbiamo 50 ppm su latte, carne, mangimi, negli Stati Uniti hanno 500. Allora, con gli americani muore tutti da un tumore al fegato che si attacca per tutti i cantoni, se ha la tossina, o che qua siamo degli emeriti deficienti. In più, controlli. Noi abbiamo il Ministero della Sanità, dove abbiamo tanto dei ispettori, tanto dei veterinari, dei agronomi strapagati, e ne abbiamo 6.500 veterinari più 25.000 ispettori in Italia per fare pulizia veterinaria e pulizia alimentare. Mentre gli altri paesi, in Francia hanno 600 veterinari dipendenti del Ministero dell'Agricoltura, in Germania dipendenti del Ministero dell'Agricoltura, qua viene dentro di tutto, non si controlla niente, vi proporrei di fare un piccolo Brennero anche qua in Veneto, in modo che non venga niente dentro tutta questa porcheria. In più siamo qui che esporta anche qui che fa formaggio, perché Brassai, Zanetti, non è che i francesi vengono a comprarne. Parliamo un po' dell'argomento. Brassai va a fare formaggio, Zanetti, Grana e Asiago e Gorgonzola all'estero e poi lo porta in Italia. Di chi può andare a fare Camembert o Roquefort o vedere se vai in Francia che te e vai a raggio al culo del signore. Queste sono le nostre voragini che abbiamo. In più, ascolta. Bravo. Nel 1948 in Italia, questa è storia, Benito gassa qua 2.800.000 vacche bianche valtabane. Chiaro?
che aveva il capo caseine, DB, che faceva grana, parmigiano, e il latte alimentare e anche il latte per i veleni. Cosa succedeva? Che il latte si faceva il formaggio senza usare la formaggina, dopo da Furbi, che ha visto che dobbiamo mettere che l'incrocio di sostituzione con la bruna, questa è la storia di genetica, dopo qua Bruna si è fatto il prete, si è messo in prigione, siamo una KAA, e il latte che ha carica batterica, tac, se non te che metti la formaggina, che è anche cancerogeno, visto che è anche aflatossine e formaggina, sole sanità, proteggimi un po' dal suo discorso. Adesso si usa proteine dell'uovo, l'isozima e altro, ma c'è scritto anche insieme, è tutto buono. Però allora mi vedo, come sta e vuole la miseria che avanza, perché nei paesi nostri era una ricchezza che era le vacche da erba. Giusto? Le vacche fra dei vedei, fra dei anche la carne, come i francesi che ha le vacche che fa la carne e fa anche i vedei. Ma dal nostro pregio delle razze bianche che avevamo in Italia, qua è genetica, è storia, è anche ricchezza. Cosa fai? Oltre a fare la carne, che si può incrociare con la piemontese, con la romagnola, con la marchigiana, che in tutto il mondo nelle aree equatoriali. In più fanno anche un altro prodotto che è la pelle, la quale la crosta delle nostre vacche bianche e valpadane è meglio del fiore importare dal Sud America. È altro discorso di alta moda e di qualità. Un altro discorso da fare sui nostri DOP da proteggere, che è patrimonio nazionale, e questo non si fa. Dovremmo fare 300 milioni di quintali di arte per riempire i nostri DOP, esportare grana e parmigiano, dopo non chi lo imita, come si fa così, e più dovremmo fare 100 milioni di vacche, così manda un po' latte, carne e pe per farsi ricchi, no? Per fare la miseria come stiamo facendo adesso. Velocissima, una domanda velocissima con non altro. Quello che si può fare. Maccato dire che appunto non è un vecchio democristiano, io sono vecchio democristiano, e se vede, no? Allora, De Gasperi vuole fare l'autonomia regionale per la diversità dei popoli italiani, per meglio gestirli, vuole fare l'autonomia regionale. Gli ha fatto morire dell'orimento. Guardate, come fa sapere non era capito l'orimento. Gli altri che ha fatto l'autonomia del Trentino. Sì, bene. Perché ricordo che è stato austriaco. Sì, ma l'Italia può essere democristiana. Sì, ma io non lo ho lavorato, non è che era che devo stare in fuori. Insomma, non è che Due minuti per parola a Paolo, Paolo nostra, e poi fare l'impresso le domande che volete. Sì, no. Ma voi via allungare il tempo per l'impresso. Intanto grazie della serata, penso che sia stato molto, molto interessante. Problemi ne è tanti, perché comunque sentendo Giuseppe Pagli, l'assessore dell'agricoltura, insomma, se adesso per muovere la PAC dagli Ischia ai clandestini, oppure mettiamo la benzina dagli Ischia ai clandestini, penso che in Italia i problemi li avremo sempre di più. Come problemi li avremo sempre di più in sanità, perché anche se la sanità veneta, dopo tutti quanti siamo buoni da criticare, perché è molto più facile criticare che apprezzare, ma comunque penso che se tutti vengono qua, come dice Giuseppe, in Veneto a farsi operare, visitare, e non noi andiamo a Napoli, che sia un perché, però comunque vi dico anche un dato, i 180.000 clandestini che arrivati l'anno scorso in Italia, o qualche centinaio di migliaia che sono arrivati l'anno prima, beh, penso che questi affolleranno i pronti soccorsi e allungheranno le liste d'attesa, faranno problematiche
che ci tireranno via qualcosa dal nostro sociale. Quindi cerchiamo di capire anche qual è la situazione. E dopodiché, parlando dei sindaci in trincea della Elisa, adesso un sindaco oggi, oltre ad avere soldi zero, perché Roma ne porta via tutti, zero, soldi zero dalle province, perché le province vengono pagate dalle regioni, come ha detto giustamente Roberto, e oggi per fare sindaco penso che sia un impegno assolutamente importante, doveroso, però comunque se uno ha amore per i propri cittadini fa anche questo, anche perché è un impegno assolutamente anche fisico da questo punto di vista. Beh, insomma, Roberto, che parlando di autonomia, penso che sia forse probabilmente l'unica cosa che ci è rimasta, perché se noi diamo 20 miliardi all'anno a Roma e poi li usano, anzi li buttano da tutti i cantoni piuttosto che darli e investirli sul territorio, penso che l'unico modo per cercare di salvare il salvabile è proprio quello di votare il referendum per l'autonomia del Veneto quando lo faremo, e penso e spero che lo faremo più presto possibile. E parlando di referendum, vi ricordo solamente che quella schifezza che è stata fatta domenica, no? Che 15-20 milioni di italiani sono andati a votare, siamo andati a votare e la gran parte hanno votato sì, questo referendum ci è costato quasi 400 milioni di euro, che noi abbiamo pagato, ok? Questo referendum è stato indetto da un governo che prima l'ha boicottato al 100%, dopodiché due giorni prima del referendum, venerdì del referendum, è arrivato il fenomeno del Presidente del Consiglio a dire che comunque ha un diritto anche di non andare a votare, ed è falso, e poi si è messo in mezzo anche il Presidente della Repubblica Merito Presidente della Repubblica, che ha detto la stessa cosa. Allora secondo me, non è giusto che prima si buttano via i soldi ai cittadini e poi si boicotta qualcosa che si è deciso da soli, perché chi va a votare decide anche per quelli che stanno a casa, perché chi gioca a calcio, e penso che sta dentro di solo qualcuno, non è che la squadra che sta a casa l'arbitro la fa vincere, la squadra che sta a casa la perde 3-0 a tavolino e vince chi si presenta, ok? Quindi quello che è stato fatto domenica è una grandissima ingiustizia nei confronti di tutti quanti, soldi nostri, 360-400 milioni di euro pagati, okay, da tutti quanti, per dopo dire abbiamo scherzato e non funziona niente. E quindi questa è una gravissima ingiustizia. Ce l'avevo qua, l'ho detta in tutti i modi il lunedì dopo del referendum. Quindi quello che voglio dire è che comunque il voto dei cittadini deve essere un voto utile al di là dei quorum. E quello che succederà a ottobre, novembre, non so quando faremo il referendum, è l'unica maniera per salvare le nostre tasche. E se aspettiamo i soldi da Roma non ne arriva più, se aspettiamo le problematiche dell'Europa ancora peggio. E qua chiudo dicendo che i problemi dell'agricoltura che abbiamo parlato adesso per quanto riguarda l'Europa, questa Europa del cavolo che è nata 15 anni fa alla fine, con l'euro e tutte queste baccate, non è che prima del 2000, perché l'euro è prima del 2000 più o meno, 2001, come è stato? 15 anni fa, non è che prima del 2001 morivamo di fame e adesso possiamo diventare molto più ricchi. Che ricordo a tutti che i magnifici anni 90 erano gli anni in cui non c'era l'euro. Il casino è venuto fuori dal 2000 e dopo, quando comunque un po' pianino, dal 2007 in poi è cominciata la crisi. Fatalità quando c'era l'euro. E quindi non è che con l'euro noi siamo rimasti ricchi. Con l'euro stiamo andando in miseria, perché la crisi è 8 anni che c'è. E da 8 anni siamo diventati molto più poveri. Quindi attenzione, apriamo gli occhi e capiamo soprattutto che questa Europa è una grandissima fregatura. Grazie. Intanto grazie a tutti, la serata è stata bella, movimentata. Mi metto un applauso, mi metto un applauso. Siamo con l'assessore Roberto Marcato qui ad Isola Rizza, appunto questa sera è la prima serata di un ciclo di incontri dove la regione e gli assessori regionali incontrano appunto la cittadinanza e la popolazione, tanto che questa sera abbiamo visto ci sono state anche parecchie domande da parte della platea. Ma io credo che il dovere di un amministratore pubblico sia quello di incontrare il territorio. Meno ore si sta in ufficio e più ore si dedica al territorio a incontrare i cittadini, meglio è, nel senso che è l'unico modo che un amministratore ha per capire esattamente di cosa ha bisogno il cittadino, di cosa ha bisogno l'imprenditore, di cosa ha bisogno la categoria rappresentata. Questo sarà la prima di una lunga serie. Tra l'altro l'idea è venuta proprio alla De Berti di fare queste serate dove gli assessori
competenti per materie incontrano i cittadini sui temi di interesse comune. Insomma, credo che sia un dovere morale questo. Siamo con Elisa De Berti, ex sindaco di Isola Rizza, siamo appunto ad Isola Rizza, quindi assessore, sindaco, non so più come chiamarla, giochiamo in casa, insomma. Questa sera abbiamo fatto un interessante incontro dove appunto la regione, rappresentata da ben 4 assessori regionali questa sera, incontra la cittadinanza. Bella idea, insomma, per Isola Rizza, dove appunto abbiamo lanciato questa iniziativa. Allora, sicuramente io ho pensato di fare un'iniziativa di questo tipo perché il cittadino medio, il cittadino che bene o male tutti i giorni lavora o che si deve occupare della propria azienda o che magari si deve occupare di un anziano che deve curare in casa, non ha il tempo di andare in regione a parlare con gli assessori. Quindi una cosa fondamentale che io ritengo che tutti dobbiamo fare è quello di mantenere il rapporto con il nostro territorio. Ovvio che per me, essendo di Verona, tenere il rapporto con il territorio veronese è facile, però nel territorio veronese non ci sono solo i problemi riguardanti i lavori pubblici e le infrastrutture piuttosto che i trasporti, ma ci sono anche problemi inerenti alla sanità piuttosto che le attività produttive piuttosto che l'agricoltura. Questa sera ne abbiamo avuto una conferma, sicuramente è stato un dibattito acceso e in alcuni casi anche bello sentito, però credo che l'utilità di un incontro lo vedi proprio da questo, dalla partecipazione dei cittadini, perché se i cittadini stanno zitti e dicono va tutto bene quando sappiamo che non va tutto bene, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Però il cittadino che parla e mette al corrente gli assessori di quello che succede tutti i giorni nella giornata media sul nostro territorio, credo che sia fondamentale, perché se c'è qualcosa che non va abbiamo la possibilità di intervenire, di correggere e di ripristinare dei buoni servizi. Quindi se dovessimo trarre un bilancio di questa serata, possiamo dire serata positiva, sicuramente la prima da riproporre anche in altre realtà territoriali, sempre nel veronese, se non anche nel resto della regione. Guardi, questa idea sicuramente dei miei colleghi assessori è stata molto apprezzata, infatti abbiamo già delle altre serate solo assessori regionali che faremo nei vari territori. Ovvio che mettersi davanti ai cittadini non è facile, perché non sempre i cittadini ti dicono sì, fai tutto bene, hai fatto bene, tante volte arrivano anche le critiche, però sono le critiche che ci devono spronare nel fare meglio, e quindi ben venga se non solo a Verona ma anche in tutto il Veneto faremo serate di questo tipo. Sicuramente io come assessore alle infrastrutture e ai trasporti sono a disposizione. Assessore, qui questa sera di Isola Rizza, in questa prima serata dove la regione incontra direttamente la cittadinanza, abbiamo parlato tanto di agricoltura. Sì, fa anche piacere, perché questa è una zona vocata per l'agricoltura, una zona importante, una zona della bassa veronese che comunque dà un'agricoltura di grande specialità, l'ortofrutta, comunque il tabacco, il riso, le patate, eccetera. E quindi sicuramente i temi che abbiamo affrontato erano temi anche veri, perché abbiamo parlato della crisi della zootecnia, del settore lattiero caseario, mostrando comunque che le azioni della regione in questo senso a difesa delle nostre produzioni, dei nostri marchi, ci sono e stanno dando anche dei risultati. Assessore, questa sera qui ad Isola Rizza abbiamo parlato di agricoltura, abbiamo parlato di commercio, abbiamo parlato di lavori pubblici, abbiamo parlato anche tanto di sanità. Sì, abbiamo parlato di tante materie che fanno capo alla regione del Veneto, di tante materie molto delicate per quanto riguarda sia la sanità che l'agricoltura, che vanno a toccare tante famiglie a livello regionale. Abbiamo dato delle risposte, quelle che potevamo dare. Certo è che abbiamo grosse limitazioni del governo centrale, che sta cercando di cancellare quella che è l'autonomia dovuta al titolo quinto e sta riaccentrando tante materie, sanità in primis. Questo sicuramente non porterà vantaggi al Veneto, che è riuscito a gestire in maniera corretta quello che è il federalismo sanitario. Il federalismo sanitario significa maggiori risorse sul territorio, ma soprattutto gestite in prima persona dalla regione, a beneficio dei cittadini. Centralizzando avremo sicuramente un livellamento verso il basso di quelle che sono le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini e nulla più. Quindi stiamo tornando indietro, non stiamo sicuramente andando avanti. Questa sera abbiamo visto un dibattito molto acceso anche in alcuni momenti, soprattutto sul discorso dei ticket sanitari. Ma i ticket sanitari, per quanto riguarda il Veneto, non sono sicuramente ticket che vanno nelle casse della regione del Veneto, ma vanno nelle casse del governo centrale. Questo per una legge fatta ancora col governo Prodi nel 2007,
con l'allora ministro Livia Turco. Quindi è sbagliato pensare che i ticket che paghiamo alle casse del Veneto per la sanità vadano e rimangano in Veneto, ma vanno nelle casse di Roma per impolpare quello che è il Fondo Sanitario Nazionale. Non bastano nemmeno i 21 miliardi di residuo fiscale attivo che noi versiamo a Roma e che non tornano più in Veneto.